durante una recita scolastica, a Kate Middleton, 36 anni, una finta chiromante predisse il matrimonio con un importante uomo di Londra, città dove si sarebbe trasferita. Arthur Edwards, AFP, Getty Images nel 2000, Mary Donaldson, oggi 46 anni, si sentì dire da una cartomante che avrebbe incontrato un uomo europeo che l'avrebbe portata via dall'Australia e resa famosa. Poche settimane dopo conobbe l'erede al trono danese. Ole Jensen Corbis, Corbis via Getty Images. Re Baldovino del Belgio, 1930-1993, si rivolse a una cartomante per trovare moglie. Fu lei a indicargli la nobildonna spagnola Fabiola de Mora y Aragon, 1928-2014. AFP, Getty Images. Fresca del primo divorzio, Wallis Warfield, 1896-1986, si sentì dire che avrebbe avuto altri due mariti e che a 40 anni sarebbe stata la donna più famosa del mondo. Edoardo VIII abdicò per lei nel 1936. Edda Walter, Ulstein Bild via Getty Images. Lady Diana, 1961-1997, era solita rivolgersi a maghe sensitive. Tra queste Sally Morgan, oggi celebrità televisiva, che vide un incidente automobilistico. Tim Graham, Getty Images. Tra le clienti di Sally Morgan, anche Uma Thurman, 47 anni. Walter M.C.B. ride, Wire Image. Un anno prima del film che gli diede la fama, The Mask, Jim Carrey entrò per curiosità nello studio di una chiromante che vide l'imminente successo. Ilunga, Countess, Wire Image. Taylor Swift, 28 anni, a sua madre fu predetto che la piccola sarebbe diventata famosa. Tim Rosenfelder, Getty Images. Fama e un fidanzato collega, questa la premonizione che una maga fece a Perry Edwards, 24 anni. Non vide però che Zayn Malik l'avrebbe piantata per Gigi Hadid. Mike Marsland, Mike Marsland, Wire Image. Il suo cognome verrà pronunciato in tutto il mondo, queste le parole che un mago disse a Robert Kardashian. Previsione indovinata grazie a Kim, Kourtney e KH, lo è, nella foto con le sorelle Kylie e Kendall Jenner. Kevin Mazur, Getty Images. Fuori Ezzi Season 3 per ben due volte. Christian Dior, 1905-1957, scoprì in anticipo il suo futuro di padre del new look grazie a due cartomanti consultate, una in giovanissima età e una quando decise di lasciare la carriera di illustratore. KMMRMN, Gam Rafo via Getty Images. Allievo di Dior, anche Pierre Cardin, 95 anni, ricorse a una cartomante all'inizio della carriera per capire se era sulla strada giusta. E come se lo era, Miguel Medina, AFP, Getty Images. Nel 1960 verrà eletto un presidente democratico, ma verrà ucciso prima della fine del mandato, così parlò nel 1956 la sensitiva Jean Dixon, abitue della Casa Bianca prima con Roosevelt, poi con Nixon, che nel 1960 venne sconfitto dal democratico John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963. Getty Images. Tra le previsioni di Jean Dixon anche quella una giovanissima aspirante attrice di colore, Oprah Winfrey, 64 anni, milioni di persone ti adoreranno. Essendo la maga dei presidenti, volete vedere che... Mike Marsland, Mike Marsland, Wire Image. Nel febbraio del 2016, la sensitiva di Hong Kong Priscilla Lam era una dei pochissimi a giurare che Donald Trump, 71 anni, avrebbe stracciato Hillary Clinton. Non solo. Frederick Ilunga, Brown, AFP, Getty Images. La Lam predisse che con la moglie Melania, 47 anni, ci sarebbero state grosse difficoltà. Sarò il primo presidente a divorziare? Mandela NGAN, AFP, Getty Images. 11 febbraio 2013, una giovane spagnola twitta all'alba, sta il mio fidanzato ha sognato che Papa Benedetto XVI si dimetterà e che il prossimo Papa si chiamerà Francesco. Poche ore dopo, l'abdicazione di Ratzinger. Massimo Valicchia, Nur Foto via Getty Images. Mary Rea, cartomante di Modena nota come Egizia, mise in guardia Fabrizio Corona, 43 anni, appena uscito di galera, ti metterai di nuovo nei guai presto. Detto, fatto.
Ernesto Ruscio, Get Images. Durante una recita scolastica, alla principessa fu annunciato che avrebbe sposato un certo William di Londra. Sua suocera, invece, era solita rivolgersi a una guru che parla con i morti, la quale vide sì una Mercedes schiantarsi in un tunnel, ma incontrerete un uomo importante che si innamorerà perdutamente di voi. Vive a Londra, città dove vi trasferirete, e il suo nome è William. 1995, Kate Middleton sta entrando nell'adolescenza, è graziosa e spigliata. Sul palcoscenico della St. Andrews School è tra i protagonisti di una recita, una cosa semplice, mica Marlowe o Shakespeare. A un certo punto il suo personaggio incontra una zingara che si offre di leggerle la mano. Eccola l'incredibile profezia, con mamma Carol seduta in prima fila che si rigira soddisfatta le mani. A credere a quello che si è sempre detto, la signora aveva sin da subito deciso di pescare grosso, la scelta di mandare poi la figlia alla St. Andrews University maturata solo dopo l'annuncio che Sua Altezza Reale sarebbe andato lì a studiare. Rimane però la suggestione di quel dialogo premonitore, sebbene la storia delle teste coronate sia costellata di visioni. Prendete una collega di Kate, la principessa Mary di Danimarca, che nel 2000, al mercatino delle pulci di Paddington, Sydney, si fece fare un giro di carte più per ridere con le amiche che per reale convinzione. Vedo un uomo europeo, è bello e vi renderà straordinariamente famosa. Lascerete tutto per lui. Poche settimane dopo, in un pub della città in festa per le Olimpiadi, l'incontro con Frederick, primogenito della regina Margrethe II. Più indietro nel tempo, altre immagini. Il giovane re del Belgio Baldovino è timido, a differenza di suo fratello Alberto fatica a corteggiare le ragazze. Ma al popolo serve una regina, sua maestà, narra la leggenda, si lascia convincere a chiedere aiuto a una cartomante, andate a Madrid, lì vive la figlia di un marchese che sarà la sposa perfetta per voi. Il suo nome era Fabiola de Mora y Aragon, sarebbe durata 33 anni. Un altro flashback ed eccoci alla fiera di Pitt.